Una giornata dedicata al gioco e al divertimento per tutti. Si svolge oggi a Riccione, sul lungomare, la quarta edizione della Festa Nazionale del Gioco Itinerante. La manifestazione, promossa da Cooperativa Formula Servizi e sostenuta dai patrocini del Comune di Riccione e della provincia di Rimini, promuove il diritto di tutti a giocare ovunque e in particolare all'interno degli spazi urbani. La scelta di promuovere questa iniziativa deriva da due o tre motivi in particolare. Essere presenti sul territorio è nel DNA della cooperazione ed è nel DNA in particolare di Formula Servizi. Essere presenti sul territorio vuol dire tante cose, vuol dire in primo luogo fare dei servizi di qualità, vuol dire lavorare con le persone del territorio, vuol dire lavorare e trattare le persone in un certo modo, sia le persone che lavorano ma in particolare quelle a cui si fanno i servizi. E lavorare sul territorio vuol dire anche essere presenti sul territorio con iniziative come questa, oltre ad altre cose. È un'iniziativa che oltre a far conoscere Formula, che peraltro è già conosciuta a Riccione perché gestisce vari servizi, dalle pulizie ai servizi alla persona, alla gestione degli asili, ai servizi per anziani, per l'handicap, cioè fa tante cose a Riccione, Formula Servizi, ma ha voluto fare anche questa in maniera del tutto gratuita, offerta a Riccione, ai cittadini di Riccione e anche a chi viene a Riccione in una giornata come oggi, per cui turisti e altro. Un'iniziativa che ha nelle sue caratteristiche un modo di presentare il gioco, un modo di presentare lo stare insieme che è un po' fuori dal comune. Ecco, secondo me è importante che la cooperazione e Formula Servizi promuovano anche questi aspetti. Ali per giocare è l'associazione italiana dei Ludobus e delle Ludoteche, nata nel 1998 da un gruppo di operatrici ed operatori che lavoravano nel campo ludico e quindi avevano bisogno di un'organizzazione che si curasse un po' di tutto questo tipo di attività, cioè mettesse un po' in rete tutte queste associazioni cooperative che lavorano in questo ambito e che fosse un punto di riferimento. Oggi siamo alla Festa Nazionale del Gioco Itinerante, giunta alla quarta edizione. Le altre due edizioni sono state due a Siena e la terza è stata fatta ad Udine. E adesso siamo a Riccione, ci sono circa 30 Ludobus che provengono un po' da tutta Italia, nord e sud Italia, e c'è anche un Ludobus dalla Sardegna. E ognuno ha portato qui le proprie esperienze di gioco che solitamente utilizza nel proprio territorio. I giochi sono un po' tantissime tipologie. Ci sono i giochi di movimento, ci sono i giochi di equilibrio come i trampoli e tante altre cose come i pedalo, poi ci sono i laboratori di manualità, ci sono giochi di lancio, ci sono giochi che vengono dalla tradizione popolare, quindi i cosiddetti giochi di una volta, ci sono giochi completamente inventati che non gli operatori si inventano, perché gran parte di questi giochi sono autocostruiti proprio dagli operatori. Spesso si dice che il Ludobus è per i bambini, ma se si guarda un po' in giro si vedrà che la gran parte degli adulti gioca da sola, gioca insieme ai propri figli o ad altri bambini. Quindi il Ludobus e il gioco vanno bene per qualunque età. Il Ludobus è un furgone, un mezzo mobile che porta dentro di sé giochi di qualsiasi tipo, come vedete in questa piazza, e l'idea di portare il gioco ovunque, in piazze, in strade, dove magari solitamente non si gioca, l'idea di riprodurre un momento ludico
in situazioni anche dove magari non si pensa di poter giocare, quindi anche in piazze, in manifestazioni, e l'idea anche di riconquistare alcune strade, alcune piazze che non sono dedicate al gioco, almeno per un intervento ludico, diventa uno spazio per tutti, per bambini, per adulti. Come questa piazza oggi è diventata, il lungomare di Riccione è diventato uno spazio che dove non si, solitamente non si gioca, oggi per un'intera giornata si gioca fino a sera. L'idea del Ludus è quella di portare sì, giochi di una volta, ma anche un po' giochi strani, giochi da tavola mai visti, riscoperti, magari anche curiosando un po' in giro, biciclette strane. L'idea è anche quella di lasciare un segno anche di riproducibilità, cioè giochi anche abbastanza semplici in legno, con materiale di riciclo, con l'idea che si possa tornare a casa, magari il genitore lo possa fare al proprio figlio, così, diciamo la riproducibilità. Ogni Ludobus si caratterizza anche dai suoi giochi o proprio dalle attività. Questo momento di ritrovo dei Ludus è anche un momento in cui si può ricopiare, tra virgolette, prendere spunto da altri colleghi da altre parti d'Italia e riportare a casa anche un bagaglio di giochi nuovi. Ecco. Da dove viene il vostro Ludobus? Il Ludobus viene da Sassari, siamo lui esponente che si occupa di sport e di gioco. Sassari quindi è nella Sardegna, l'idea di portare il gioco tradizionale a questa manifestazione è nata per una ricerca che abbiamo condotto nella provincia di Sassari, quindi abbiamo intervistato oltre 300 anziani, oltre 65 anni, questa è una ricerca fatta nel 2007. Dal racconto insomma, della memoria storica degli anziani abbiamo poi rifatto i giochi, li portiamo in giro per la Sardegna e anche fuori, così per fare conoscere ai bambini che attualmente insomma, giocano molto con i videogiochi, con tanti giochi, insomma stando seduti, un po' di movimento e un po' di gioco all'aria aperta. L'idea che ci piace molto è quella di far giocare i bambini in piazza come si faceva un tempo, mentre adesso pare che gli spazi per il gioco siano solo le ludoteche chiuse oppure per fare sport i campi e le palestre sportive, invece i bambini possono fare movimento e divertirsi all'aria aperta come si faceva un tempo. L'idea qua di Riccione è bellissima perché c'è uno spazio idoneo per far giocare i bambini, insomma con pochi pericoli, e poi c'è la possibilità di confrontarsi con gli altri. Non so se magari vedete, ci sono diversi giochi che hanno tutti una loro storia, sono fatti con legni particolari, con materiali poveri e comunque facilmente rintracciabili, però materiali specifici per ogni gioco, dal gioco semplice alla trottolina, allo strumento musicale, giochi che col tempo abbiamo visto insomma, nei vari studi che hanno un'origine antichissima nell'antica Grecia, nella Roma, e poi insomma li abbiamo sino ai nostri giorni. Cosa ne pensate di questa giornata? Allora, l'iniziativa è molto bella, le mie bimbe si stanno divertendo, due sono qui che stanno facendo le gare, uno in braccio a me perché abbiamo appena finito. Avete vinto? Abbiamo vinto, no, non abbiamo vinto, abbiamo fatto solo fatica. Avete partecipato. Altri giochi avete fatto? Dal porto fino a qui direi tutti, finora tutti. Abbiamo stato sui trampoli, abbiamo giocato con le varie palline, con i vari calcetti, ci siamo divertiti. Diciamo che poi la giornata vi aiuta anche.